Continuiamo a parlare di infrastrutture, così come abbiamo aperto il nostro spazio informativo, perché è stato presentato il progetto per il completamento delle paratie del lungo lago di Como. Presso il Politecnico del capoluogo Larriano abbiamo intervistato il governatore Maroni. Il 19 giugno la Giunta Lombarda ha approvato la delibera sulla difesa idraulica e la riqualificazione del lungo lago di Como, ponendo così fine ad uno stallo che si trascinava da tempo a causa di diverse criticità che avevano interrotto i lavori iniziati nel 2008. Determinante è stato l'accordo tra Regione e Comune, che lo scorso 31 maggio ha consegnato lo studio di fattibilità con le proposte di modifica rispetto al piano originario. Circa 27 milioni e mezzo il costo complessivo dell'opera. Per completarla servono ancora 6 milioni e mezzo, che saranno inseriti nella prossima variazione di bilancio, ha garantito il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni intervenendo alla presentazione del progetto per il completamento delle paratie del lungo lago. Innanzitutto abbiamo fatto una cosa molto importante, un accordo che ha risolto un vecchio problema e abbiamo rispettato gli impegni presi, tempi, termini, il comune per il progetto entro la fine del mese di maggio e la Regione l'approvazione entro 15 giorni invece dei 30 previsti. Ciò è avvenuto. Adesso dobbiamo completare l'opera con la definizione di un accordo, cioè è stata definita una tempistica entro entro la fine di giugno e poi il resto entro luglio. Però stiamo procedendo d'intesa e con grande velocità ed è una cosa positiva. I soldi ci sono, pochi giorni fa c'è stata la delibera, quindi i soldi ci sono, bisogna sempre trovarli ovviamente, no? Però siccome c'è l'impegno mio, i soldi li troveremo tutti quelli che servono, perché come ho detto all'assemblea degli artigiani, correggendo il presidente, il lago di Como non è patrimonio della Lombardia ma è patrimonio dell'umanità. La conclusione dei lavori è prevista per il 2015. Sarà un lungo lago fortemente ancorato alla città di oggi, senza dimenticare la sua storia. Un solo esempio, il vecchio porto, corrispondente all'attuale piazza Cavour, sarà rievocato da un disegno a ferro di cavallo e da due gru poste nella zona dei giardini di Sant'Agostino. Ho deciso che era un problema da affrontare immediatamente, anche perché se un sindaco della mia regione ha un problema, il mio dovere è trovare tutte le soluzioni possibili per risolverlo, ha detto Maroni, che ha dato appuntamento a luglio, quando la giunta itinerante si riunirà proprio sulle rive dell'Ario.